grande cappello strutture aperiodiche, in realtà rientrano tre grandi raggruppamenti, che sono le strutture incommensurate, le strutture composite e i quasicristalli. E generalmente il livello di complessità strutturale va aumentando verso gli ultimi, perché nelle strutture incommensurate generalmente si descrivono sempre con il concetto di superspazio, e quindi uno spazio che abbia delle dimensioni addizionali rispetto a quello fisico tridimensionale. Ma possono essere ovviamente con una dimensione in più rispetto alle tre canoniche, se la struttura è incommensurata e monodimensionale, 5 dimensioni, cioè 3 più 2, se è ovviamente una struttura incommensurata bidimensionale, poi ovviamente ci sarebbe la 3 più 3. In realtà, che poi è quella che compete alla descrizione dei quasicristalli. In realtà però rappresentano un livello di complessità estremo anche le strutture composite, in cui si riconoscono due motivi, cioè sostanzialmente due celle elementari che hanno una propria periodicità distinta, ma che hanno delle relazioni cristallografiche l'una con l'altra, che ovviamente rappresenta appunto strutture modulate composite. Ce ne sono tantissimi, per esempio, esempi anche in natura di strutture che fanno questo tipo di situazioni, specialmente per esempio nel campo dei solfosali. Per quanto riguarda invece le strutture modulate e incommensurate, ovviamente hanno, come anche i quasicristalli, hanno delle immediate applicazioni e ripercussioni, perché per esempio, per definizione, questa sorta di incommensurabilità è legata a una frustrazione degli atomi nella struttura, che genera ovviamente la modulazione incommensurata. Può essere una frustrazione, tipo per esempio che un atomo è troppo piccolo per una certa cavità e quindi si crea uno spiazzamento, e questa sorta di disordine da creare questi riflessi addizionali, che sono poi i satelliti riferiti alla struttura incommensurata. Ma dicevo che hanno delle importanti applicazioni per il fatto che il fatto di non avere, specialmente i quasicristalli, un ordine periodico, e cioè che gli atomi non si ripetono dopo un certo passo, fa sì che le proprietà fisiche che io ci misuro sopra abbiano delle conseguenze drammatiche, per il semplice fatto che non trovano la classica periodicità traslazionale. E quindi questo è il motivo importantissimo del fatto che i quasicristalli siano applicati tantissimo ormai decine di applicazioni, quindi quali quelle più classiche e canoniche, quale utilizzarli in sostituzione del teflon, quindi per esempio in pellicole antiaderenti come nelle padelle, o applicazioni più sofisticate come per esempio pellicole di carlinghe di jet militari, proprio perché questo tipo di materiale permette, grazie alle proprietà strutturali, permette ovviamente una sorta di invisibilità ai radar, e quindi ovviamente le applicazioni sono dalle più semplici, alla vita di tutti i giorni, a quelle più sofisticate.